Dopo la notizia della mossa del programma Carta Bianca da Rai a Mediaset, arrivano i nomi degli ospiti. Sono passate alcune settimane da quando gli spettatori sono stati letteralmente elettrizzati da questa inaspettata decisione Bianca Berlinguer, che dopo anni trascorsi alla Rai House ha deciso di trasferirsi alla TV privata Mediaset. La trasmissione del giornalista approfondirà quindi gli obiettivi di Pier Silvio Berlusconi, più precisamente su Rete 4. Ma l'attesa sembra infinita. I molti rimangono scettici a causa dei pregiudizi di alcuni spettatori della TV statale verso la competizione. In tutto questo caos, Berlinguer chiede gentilmente di mettere da parte qualsiasi tipo di pregiudizio e provare a seguire questa nuova versione del discorso. Questa decisione è stata senza dubbio meditata e per rassicurare il più possibile un pubblico scettico era lo stesso protagonista sul suo profilo Instagram. Da ciò che è stato spiegato dalla donna, i locali sono i migliori. Il presentatore non ha intenzione di andare a turbare il programma. La scelta Rete 4 non è certamente a caso, come ammesso da Bianca Berlinguer. È il canale che le permette di esprimere più il suo lavoro. In ogni caso, lo stesso ha confermato la presenza di uno storico ospite del programma, vale a dire Mauro Corona. Ma fu la Dagospia a rivelare qualcosa di più. Ospiti fissi del nuovo discorso Bianca Berlinguer Show su Rete 4. L'attesa è palpabile e il pubblico sta per capire cosa accadrà in questa nuova avventura che presenterà lo storico presentatore Rai, attraverso un lampo di Dagospia. Vengono quindi rivelati i nomi che prenderanno parte alla nuova avventura.in aggiunta. Vedremo la presenza del direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro, e il co-direttore di Libero, Pietro Senaldi. Come accennato in precedenza, il nome del programma rimane un fatto sconosciuto, che i diritti del paper di White sono di proprietà della casa Rai. L'ambientazione sarà comunque uguale alla trasmissione precedente, dato che gli autori Giuliano Giubilei e Dario Buzzolan hanno seguito Berlinguer nella sua mossa agli uffici Mediaset. In ogni caso, l'arcano del nome di questa nuova trasmissione sarà rivelata a breve, che sarà trasmessa dal 5 settembre.